ad un forestiero giunga per la prima volta, la vita di una grande città americana appare strana e caotica. Ma dietro le pareti dei fabbricati immensi sono all'opera organizzazioni e forze che disciplinano le attività apparentemente disordinate e lavorano senza posa per la salute e il benessere delle popolazioni metropolitane. Ecco un piccolo settore nel quadro complesso, un gruppo di esperti, uomini e donne, che lottano contro una delle minacce più gravi contro la vita degli abitanti di questa città americana, contro le vite degli abitanti di ogni città e villaggio nel mondo intero. La nostra storia comincia in un'officina, un impianto industriale moderno. È la storia di Roy Adams, uno fra milioni di giovani operai americani esposti in ogni momento all'usura del lavoro, sulla loro forza e la loro salute. In un'altra officina, in un quartiere lontano della città, lavora Julie Clark, la fidanzata di Roy, campione tipico della generazione di ragazze americane orgogliose di saper guadagnarsi la vita da sé. Lavorano sodo i giovani americani, ma poi c'è allegria, svago, sport, tonico indispensabile a chi vive in città. Eppure c'è qualche cosa che non va bene. Dopo lo sforzo violento, una macchia di sangue appare sul fazzoletto di Roy. Un'ambulanza giunge senza indugio e trasporta Roy ad un sanatorio, dove il giovane verrà sottoposto ad un esame medico profondo. L'emissione di sangue dalla bocca può essere sintomo di tubercolosi. Lo specialista osserva, palpa, osculta, per scoprire le cause di quello sputo sanguigno. Prende appunti. E viene infine il mezzo magico, l'introspezione diretta, la radiografia. Macchie ed ombre che non direbbero nulla al profano parlan chiaro allo specialista, come parlan chiaro a ciascuno di noi delle nuvole in cielo. Un campione è diffuso su un vetrino e osservato al microscopio che ingrandisce di oltre 1000 diametri. Germi di tubercolosi. La diagnosi è facile sulla base di questi elementi. Tubercolosi del polmone sinistro in stadio avanzato. Ma la prognosi è favorevole se Roy si atterrà alle prescrizioni. La cura incomincia con un mese di riposo assoluto a letto. La malattia porta un cambiamento profondo nella vita di Roy. Non più lavoro, partite di sport, progetti per l'avvenire. Immobilità a letto per lui. Ma non per gli impiegati degli uffici sanitari. Essi sanno che ogni caso di tubercolosi è originato da un altro caso. Bisogna mettersi in rapporto con gli intimi di Roy, avvisarli, assisterli. L'indagine incomincia. Chi ha trasmesso l'infezione a Roy? A chi può averla trasmessa lui? Prima di tutto i suoi compagni di lavoro. C'è fra essi qualcuno da cui Roy ha contratto la malattia o che l'ha contratta da lui? È così che i bacilli della tubercolosi passano da un individuo all'altro. L'infermiera a cui è affidata l'indagine tra i familiari e gli intimi di Roy cerca di raccogliere indizi ed elementi. Gli amici di Roy l'aiutano. Ecco una prima pista facile a seguire. Julie, dove abita?
L'infermiera interroga Julie. Il contatto delle labbra è il veicolo più sicuro per la tubercolosi. Julie non deve impressionarsi, ma bisogna visitare dal medico. Oltre al consueto esame del torace, la visita medica comprende una semplice prova sulla pelle, che dirà se i germi della tubercolosi abbiano preso stanza nell'organismo. Se la prova dà esito negativo, la tubercolosi può considerarsi esclusa. In caso contrario, occorre procedere ad altre ricerche. Julie ritorna dal medico. Il posto in cui fu praticata l'iniezione è un po' gonfio e arrossato. La prova ha dato esito positivo. Radiografia del torace. Il dottore osserva con occhio esperto le ombre della radiografia. È tubercolosi allo stadio iniziale, ma bisogna provvedere subito. Quanto più sollecita la cura, tanto più sicura la guarigione. Anche a Julie è prescritto il riposo a letto, giornate monotone, ma i buoni libri aiutano a passare il tempo, aiutano Julie, come hanno aiutato tanti altri, a impostare diversamente la loro vita, e c'è un'atmosfera di affabilità amichevole nel sanatorio. Il medico primario parla a tutti i pazienti, indica ad essi nuovi modi di organizzare la loro esistenza. Julie e gli altri lo ascoltano intensamente. Il nostro sanatorio, dice il dottore, è soltanto una base per la grande guerra che stiamo combattendo e per la quale alleniamo medici, infermieri e tecnici. Il sanatorio prende in cura gli ammalati per restituirli ad una vita utile. Noi mettiamo all'opera tutte le risorse della scienza medica. Curare gli ammalati significa debellare la tubercolosi. L'opera nostra è resa più agevole dall'esistenza di un'associazione nazionale per la lotta contro la tubercolosi, finanziata dalla generosità del pubblico e che diffonde il grande messaggio: la tubercolosi può essere guarita. Un giorno anche Julie contribuirà, ma deve prima guarire, e per guarire deve stare in riposo. Che cosa fa Roy intanto? Sta a letto anche lui, riposa. Ma dalle radiografie successive il medico giudica che la sua lesione polmonare migliora troppo lentamente. Bisogna sottoporre il polmone a un trattamento speciale. È la semplice cura conosciuta col nome di pneumotorace. Viene praticata prima un'anestesia locale per evitare il dolore. Poi dell'aria viene immessa dolcemente tra la parete toracica rigida e il polmone, che è di tessuto elastico. Così il polmone ammalato viene costretto a riposo, immobilizzato. Il medico convoca i suoi assistenti e aiuti per discutere il caso di Roy non come paziente, ma come individuo. La bibliotecaria riferisce sulle letture preferite di Roy. Lo specialista di terapia professionale dice che Roy prende gusto al disegno tecnico. E l'infermiera? Ebbene, naturalmente lei sa che Roy ha una fidanzata. L'agente dell'ufficio statale di collocamento parla della precedente occupazione di Roy divenuta troppo faticosa per lui. E anche a questo bisogna che Roy rinunzi. Tutti gli specialisti, ognuno nel suo ramo, si mettono al lavoro per comprendere Roy e i suoi problemi. Intanto il paziente migliora. Il medico e l'infermiera fanno qualche concessione. L'agente dell'ufficio di collocamento gli parla di lavoro e di rieducazione professionale. Il medico conta sull'aiuto e l'esperienza di quest'uomo per tracciare il piano della nuova vita di Roy. Una serie di prove per stabilire se il giovane abbia attitudine al lavoro d'ufficio. Se abbia abilità meccaniche.
sveltezza d'occhio per distinguere disegni, modelli, combinazioni. Agilità di dita nel maneggio di strumenti piccoli. Le diverse prove rivelano a Roy medesimo qualità sue che egli ignorava. Al giudizio della gente sulle capacità professionali di Roy, il medico aggiunge quello sulle sue possibilità fisiche e insieme con Roy i due tracciano un piano per le future attività del giovane. La gente parla con l'ex datore di lavoro di Roy e decide con lui di avviarlo verso un'industria in grande espansione, le costruzioni aeronautiche. Roy continua a migliorare, ormai sta abbastanza bene per uscire. Che gioia il solo passeggiare all'aperto dopo mesi di letto. Riposo, sì, ancora, ma non più ozio. Roy impara a far fotografie, a svilupparle. Questo è un genere di divertimento che va bene per lui. E poi c'è Julie. Anche il caso di Julie è stato studiato da specialisti. Essere una brava massaia è un mestiere faticoso. Julie deve imparare a risparmiare le proprie forze. Tener bene la casa costa meno fatica se ogni cosa è fatta a modo. Una specialista di economia domestica insegna a Julie come limitare la fatica. E arriva il giorno dell'addio al sanatorio. Come tanti altri che ne sono usciti prima di lui, Roy vi ha riacquistato la salute e vi ha imparato molte cose. La rieducazione professionale di Roy procede rapidamente e con successo. Le sue condizioni di salute sono controllate per la protezione dei compagni di lavoro. La gente sorveglia, Roy impara. Ed eccolo ormai al suo nuovo lavoro. Come migliaia di altri uomini e donne, Roy e Julie hanno vinto la battaglia contro la tubercolosi, ma non l'hanno vinta da soli. Sono stati salvati dalle istituzioni pubbliche e private che, in ogni comunità democratica, sono all'opera per la salute e il benessere di tutti.